È stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo la prima edizione del Palizzi Arte Festival, un'iniziativa culturale che farà incontrare gli studenti del liceo artistico, coreutico e musicale Filippo Palizzi ed alcuni professionisti della canzone e della scena teatrale. È un festival che cerca di unire l'attività degli studenti dei licei artistici, quello musicale, quello coreutico, ma anche quelli artigianali, abbiamo la sezione orafo, tutto quello che c'è nel Palizzi, di unirlo all'attività di attori e professionisti del settore. Per cui è un'occasione per i ragazzi, ma è anche un arricchimento per chi poi lavorerà con i ragazzi. Tutti i ragazzi hanno lavorato insieme, quelli della grafica che hanno lavorato sulla comunicazione, quelli del laboratorio di gioiello e del laboratorio di porcellana che hanno lavorato sul premio, la spilla con il nastro e con il rosa, e poi ancora sui costumi, sulla scenografia. Quindi c'è stato un incontro, un trionfo di creatività che ha determinato un'atmosfera di vivacità, di positività, io dico proprio di luce, la luce di Napoli, ho visto, diciamo, in questi giorni durante l'esperienza di costruzione del progetto. La manifestazione si terrà mercoledì 12 e giovedì 13 giugno negli spazi del giardino storico del liceo Palizzi in piazzetta Salazar. Questa prima edizione è dedicata al poeta Libero Bovio, autore dei testi di molte celebri canzoni napoletane. Il 12 ci sarà l'esibizione dei ragazzi del liceo musicale e di quelli del coreutico. Hanno partecipato, praticamente hanno inventato questo premio che noi daremo poi il 13, che è una bellissima spilla in oro e porcellana. E poi il giorno 13 ci sarà il premio, dove abbiamo deciso di far partire questo PAF anche con un premio. È un progetto poliedrico perché tiene insieme arte, formazione, turismo e quindi l'amministrazione comunale ha voluto accompagnare la realizzazione di questo progetto realizzato in una scuola che è già una scuola che ha una identità forte di radicamento nella città e anche di capacità di individuare dei percorsi per i ragazzi e dare delle chance proprio di formazione e anche di sbocco lavorativo.